cortesemente tutte le persone che sono presenti in chiesa sono invitate ad occupare il posto loro assegnato. Grazie. Sì, sto avvicinando a questa è la cercato di ripresa.
Cortesemente dovremmo tutti essere seduti. Chi non avesse il posto, ecco, guardiamoci un po' attorno, ad esempio qui c'è una panca libera, in modo da avere un posto dove stare seduti. Grazie. Thank you.
Grazie.
e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere degnamente i divini misteri, che per noi sono momento di grazia e di speranza, e per tutti un'occasione per esprimere gratitudine a Dio e al nostro Presidente Ciriaco Di Mita per il bene che ha compiuto in mezzo a noi. L'Eucaristia è rendimento di grazie per il dono della vita e per il dono della vita spesa secondo l'insegnamento di Cristo. Chiediamo allora perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo. Cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi che attendiamo la risurrezione del nostro fratello Ciriaco si ravvivi la speranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte, in visione, il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: Dio è re di tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro re, cantate inni. Dio è re di tutta la terra. Alleluia. Alleluia.
entrare così nella sua gloria. Secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Carissimi familiari, signor Presidente, carissimi fratelli e sorelle e amici tutti, siamo qui ad accompagnare il nostro fratello Ciriaco verso il trono di Dio, quel trono che è trono di misericordia e di clemenza, ma che è anche sorgente di vita perenne, di vita eterna. Quella vita eterna che il nostro fratello Ciriaco ha ricevuto, impegno qui, in questa cattedrale, col suo battesimo e che tante volte ha alimentato con la Santissima Eucaristia. Celebriamo le sue esequie, l'Eucaristia per lui nel tempo pasquale, in cui la vittoria di Cristo sulla morte diventa sempre più chiara per noi credenti e ci rafforza in questa speranza. E ci fa stare sicuri in questa fede e ci spinge nella carità fraterna. Ebbene, per poter ascoltare questa parola, che è la parola che oggi si legge in tutta la Chiesa, non è una parola scelta per questo momento, è una parola che dobbiamo ascoltare per uno sguardo sapienziale sulla esistenza di questo fratello, sulla nostra esistenza, e dobbiamo ascoltare anche con tanta speranza nel cuore. Ebbene, prima di metterci sotto questa parola così densa per la nostra vita, per la vita di tutti, voglio ricordare dei passaggi belli di Sant'Agostino, così come la memoria mi può aiutare. Sant'Agostino dice che la Chiesa, ogni credente, ha una vita piena però che ha due tappe. Una tappa nella fede e poi nella visione. Ora, il nostro fratello Ciriaco ha vissuto la prima tappa nella fede, ora è nella visione. Poi Agostino dice, c'è una tappa nel tempo del pellegrinaggio, per giungere poi alla tappa della eternità, nella dimora di Dio. E anche queste due tappe ormai sono state compiute. Dopo il lungo pellegrinaggio, l'attivo pellegrinaggio, il fruttuoso pellegrinaggio della sua vita, è lì, nell'eternità. Poi, dice Agostino, c'è la prima tappa ancora in cui c'è fatica e poi c'è riposo. E anche questo è stato raggiunto dal nostro fratello Ciriaco. Fatica e ora riposo. C'è la tappa nella via che si percorre lungo i sentieri del mondo, vie da valutare, da scegliere, cercando di non perdere mai di vista Gesù Cristo. E il nostro fratello non ha perso mai di vista Cristo, pur dovendo fare tante scelte a volte che sembravano lontane. Lontane da chi? Lontane da chi non conosce
la fatica dell'umano e la fatica del servizio dell'uomo. Dopo questa via, la patria. La patria è stata raggiunta. E poi dice ancora Agostino, c'è la prima tappa che si svolge su questa terra, ecco, in un'attesa vigilante, in un'attesa vigilante in cui però, ecco, si continua a essere operativi per arrivare finalmente al premio della contemplazione. E quest'ultima tappa, che vedo sicuramente significativa, è un uomo che fino alla fine ha usato la sua stupenda intelligenza, questa intelligenza che ha cercato, ha prodotto, ha offerto, ha proposto. Ora è quieta, sì, nella contemplazione. Lui mi diceva, eccellenza, ma questa funziona sempre, che devo fare? Questa funziona sempre. Le gambe no, ma questa funziona. E cerchiamo ancora, proponiamo ancora, apriamo ancora nuovi spazi, nuovi orizzonti. Dopo questo viaggio che ci ha fatto fare Agostino, ecco, ci ha riempito già l'animo di quella pienezza che Cirieco ha raggiunto. Ecco, vorrei prendere due parole del Signore. Voi sentite la tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E qui è il ritmo pasquale della vita del cristiano. È interessante, dopo il Vangelo dice, la donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora. E lo sappiamo nel Vangelo di Giovanni, la questione dell'ora è importante, perché per Cristo deve arrivare l'ora. Non è ancora raggiunta la mia ora, e poi sulla croce arriva l'ora, anche per Cristo. E per noi il credente ha sempre a portata di mano quest'ora in cui c'è dolore e gioia, morte e vita, sofferenza e finalmente pienezza di quello che ci raggiunge. La nostra vita è un ritmo pasquale che non si deve mai interrompere. Come si è formato il nostro fratello Cirieco a questo ritmo pasquale? Si è formato qui a Nusco. Mi piace che siamo qui, lo so, abbiamo i tempi contingentati, ma permettetemi di dire, ecco, una cosa che mi ripeteva sempre, non parlerò della sua formazione dopo Nusco, di Nusco. Qui a Nusco ho conosciuto due sacerdoti, uno un pozzo di cultura, non vaccinò, volutamente, uno un pozzo di cultura, un altro un giovane prete capace di creare relazioni tra i ragazzi con la Chiesa. E questa immagine di Chiesa, un pozzo di cultura, volutamente dico pozzo e non dico fontana, è una Chiesa viva che crea relazioni, e che attraverso l'insegnamento vivace che si può fare ai ragazzi diventa la fontana del villaggio. Egli si è formato, è partito così, con una fontana vivace delle relazioni umane e un pozzo di cultura che non si esaurisce. Lui mi diceva, io andavo dal canonico perché lui soddisfaceva tutte le mie richieste, tutte le richieste del sapere di un ragazzo 12 anni, le trovava soddisfatte dal canonico. E lui andava dal canonico, come era ammirato dell'altro sacerdote che aveva reso viva la comunità come una fontana del villaggio. Ecco, così il nostro carissimo fratello Cirieco si è formato a vivere il ritmo pasquale, quel ritmo che l'ha accompagnato in tutta la vita, un ritmo in cui egli ha posto, ecco, il suo cuore credente e la sua intelligenza. Mi piace una sua espressione. I giornali hanno parlato dei ragionamenti di De Mita, no? No, De Mita ha un'altra espressione molto più bella, su cui ho studiato anche io da giovane. L'intelligenza degli avvenimenti. L'intelligenza degli avvenimenti. Questo è De Mita, non i ragionamenti, che potrebbero ancora far pensare, ecco, all'intellettuale della Magna Grecia. No, l'intelligenza e gli avvenimenti, e tu li metti negli avvenimenti per comprenderli. Il cuore credente
ti spinge, spinge la tua intelligenza a entrare negli avvenimenti. E negli avvenimenti leggi, negli avvenimenti ti misuri, negli avvenimenti proponi e fai avanzare la storia. Sì, perché l'intelligenza degli avvenimenti, spinta dal cuore credente, fa avanzare la storia dell'umanità. Questo è per noi il nostro fratello, questo è il grande esempio che ci ha lasciato. Ma tutto questo però, ecco, come il parto comporta un travaglio, una contrazione intellettuale per poter generare la creatura. C'è una contrazione intellettuale, e questa contrazione intellettuale è un atto di amore, se è il cuore credente a spingerti a questa contrazione intellettuale. E in Demeter il cuore credente spingeva questa contrazione faticosa per generare pensiero nuovo, pensiero che cercava il confronto. Il proconsole Gallione, nella sua ruvidità col diritto romano, dice una cosa bella che Demeter condivideva: le idee non si portano in tribunale. Disse: andate via, voi volete che io giudichi le idee? Le idee non vanno in tribunale, i progetti di vita non vanno in tribunale, le proposte per la società non vanno in tribunale, si confrontano ma non vanno in tribunale. Andate via, disse Gallione ai giudei, abbiamo sentito. Ecco, Demeter era convinto che le idee si confrontano ma non vanno portate in tribunale, che le proposte ideali si devono incontrare ma non vanno aggredite nel senso giudiziario. E ancora la parola di una cosa molto bella, una cosa molto bella: l'ansia del Signore perché ha un popolo numeroso in città. Ecco, non sto tirando la parola, sto dicendo che significava per Demeter il popolo. Da laico cristiano egli ha sempre pensato al popolo numeroso, il popolo numeroso. Carissimi uomini politici, anche laici, anche non credenti, vi dico con affetto di vescovo: ogni qualvolta voi vi occupate veramente del popolo, rispondete a questo desiderio di Dio. In questa città, in questo paese, ho un popolo numeroso, l'ansia di Dio per tutto il popolo. Anche se non credete, ogni qualvolta fate scelte che riguardano tutto il popolo, voi, anche laici, rispondete all'ansia di Dio. Carissimi, mi fermo tornando alla parola di Gesù. Gesù ci dice che ci vedrà di nuovo. Non dite mi vedrete di nuovo, è importante questo passaggio, eh? Io vi vedrò di nuovo. Ecco, Demeter l'ha visto nella fede. Ora il Signore si è fatto vedere di nuovo, sì, perché lui ci conosce. Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. Sì, cari familiari, il vostro non può essere lieto in questo momento, però pensate all'incontro gioioso di papà, dello sposo, con Gesù che lo vede. Lo vede. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Ecco, la contemplazione che acquieta, acquieta, acquieta lo spirito. Ora, l'intelligenza di Demeter non ha più bisogno di essere spinta dalla fede per fare la contrazione del parto. Non c'è più bisogno. Questo deve essere il compito che rimane a noi qui che vogliamo continuare in qualche modo anche l'esempio che ci ha dato. Facciamo spingere dalla nostra fede l'intelligenza per contrazioni in cui nasca qualcosa per l'uomo, qualcosa per il bene dell'uomo. Ma adesso lui non domanda più nulla. Per noi gli diciamo, cari figli e nipoti, lo dico per voi, gli diciamo: non tu non chiedi più niente per te, però siccome vivi dove c'è solo amore, chiedi per noi, chiedi per noi familiari, chiedi per questa comunità, chiedi per l'Italia. E tu hai servito come uomo politico, uomo di Stato, con dentro il cuore la fede che questa comunità ti ha trasmesso. Amen.
Fratelli e sorelle, sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamogli la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Ciriaco, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Ciriaco, il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i familiari, i parenti, gli amici, il dolore del distacco si apre alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. O Padre misericordioso, che ci hai donato tuo Figlio quale Maestro, accogli la nostra preghiera per il nostro fratello Ciriaco, che con cuore di padre e testimone dell'opera educativa del Cristo risorto, lascia ai figli della comunità nuscana la vera eredità e il vero potere, la scuola e il diritto dovere all'istruzione. Nel ringraziarti, o Padre, per il dono che ci hai fatto donandogli la vita, lascia che i nostri giovani possano identificarsi nel particolare desiderio di capire e di conoscere e nell'amore per lo studio, che ha contraddistinto il nostro sindaco, straordinaria intelligenza umana, capace di rincorrere e percorrere il tempo che tu, oh Dio, gli hai concesso. Noi ti preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e morte siamo tuoi, oh Padre, confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Ciriaco insieme ai santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
senza sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva la mia mano e sono partito, ma lode e gloria nel suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni per il nostro fratello celiaco. Si è associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del tuo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In lui rifugia a noi la speranza della beata resurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. E tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, la Chiesa e la sua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo. I presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello cieco che oggi è chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in un tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e di Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, per ricevere la Santa Comunione, che sarà il celebrante al centro, e altri due ministri ai lati nelle rispettive navate. Ci avviciniamo in fila, tenendo le debite distanze.
Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Ciriaco, per il quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Ciriaco, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo, onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso, che sale a Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con il canto della nostra fede, nell'attesa di innalzare con lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti. Santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducono con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo, donagli, o Signore, spenda lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Ciriaco. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, colui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella sua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apra a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgono i martiri, ti conducono nella Santa Gerusalemme, ti accolga il coro degli angeli, e con Lazzaro povero in terra tu possa godere il riposo eterno nel cielo. L'eterno riposo donagli, Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. La sua anima e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ci sediamo un attimo per ascoltare i saluti per il nostro fratello. Ascoltiamo per primo Giuseppe, figlio di Ciriaco. Ciao papà. Comincio subito con una cosa complicata per me, quello di parlare davanti a una platea così qualificata e numerosa, ma soprattutto farlo davanti a te, che nel campo dei discorsi sei un gigante. Ringrazio a nome mio personale e di tutta la mia famiglia il nostro Presidente della Repubblica e tutte le autorità qui presenti, che sono sicuramente una forte testimonianza della grandezza e l'opera di statista che hai svolto per tutta la gente comune, per il nostro paese. Il mio pensiero anche alla gente comune che ti ha accompagnato sin dagli inizi con un grandissimo sostegno e soprattutto con un grande affetto, e che ti ha permesso una cosa che io ritengo un privilegio, quella di finire la propria vita svolgendo l'attività che più ti è piaciuta e facendolo sempre alla tua maniera, con un'immensa passione, con un'incredibile costanza e con una rara e raffinata intelligenza. Io ho tre figlie e sono adolescenti, così come i nipoti, i figli delle mie sorelle che vedo qui. Spiego sempre a loro che probabilmente capiranno la tua grandezza un po' più avanti nella vita, e il dispiacere che ho è che non potranno confrontarsi con te, però potranno documentarsi e capire veramente quello che è stata la grandezza e la raffinatezza del tuo pensiero, che qui mi sento di sintetizzare con le parole che forse più ti si addicono e che sono democrazia cristiana, e lo ripeto sempre e spero che ne facciano tesoro. Papà, stai tranquillo, non ci lasci da soli, ci lasci con un orgoglio incredibile, ci lasci con una mamma meravigliosa, quindi ci sentiamo protetti. E voglio dirti questo, che ci hai sempre detto che non ci può essere futuro senza memoria, e allora ti dico che da oggi io sicuramente, ma credo che anche tutta la nostra famiglia, tutte le persone che ti hanno conosciuto, cominceranno a programmare il proprio futuro avendo forte nel cuore la tua memoria. Ciao papà. Adesso mi pare che qualche nipote vorrà parlare, giustamente. Venga avanti. Per nonno, anche se ho la consapevolezza che hai avuto rilievo nella storia del nostro paese, oggi voglio ricordarti per ciò che rappresenti per noi, semplicemente il nostro nonno. Era così, sapeva dire cose importanti e far sentire la sua vicinanza senza darlo troppo a vedere. Un nonno un po' particolare sicuramente, per cui oggi è giusto far risaltare il valore del suo esempio. Mi considero una persona abbastanza espansiva e loquace, che però davanti a lui diventava misteriosamente silenziosa, come se inconsciamente sapessi di trovarmi di fronte ad una persona da cui potevo solo imparare e che dunque dovevo solo ascoltare. Proprio per questo ricordo una sua considerazione su di me. Una volta mi guardò, osservandomi nel mio silenzio, e mi disse che era giusto così, perché sapevo parlare con gli occhi. Da lì mi è sempre piaciuto pensare che tra di noi fosse un po' così. Non avevamo bisogno di parlare ore e ore, ci bastava uno sguardo, il nostro sguardo, per comunicare. Allora oggi qui
promettiamo di continuare a guardarci sempre. Ti vogliamo bene. Ciao nonno, sono sicuro che ci starai ascoltando e so che sei orgoglioso delle persone che qui e altrove ti stanno rimpiangendo. Molti per le tue parole sempre acute e mai scontate, molti per il tuo sorriso che rendeva lievi anche discorsi più complessi, molti altri soprattutto per le tante tue opere di bene, di aiuti e di sostegno, senza mai fare differenze, perché per te nonno ogni persona aveva qualcosa di speciale. La tua perdita non riguarda però solo quelli a te più cari o la comunità per cui ti sei impegnato senza sosta fino all'ultimo respiro, bensì riguarda tutti noi, riguarda l'intero paese a cui hai dedicato la tua vita. Nonno, anche se non sono mai riuscito a dirlo come avrei voluto, sappi che per me sei sempre una guida, un faro, una luce potente capace di irradiare chi ti era intorno con la tua intelligenza, curiosità, ironia e vivacità di pensiero. Tutti oggi ammirano lo stile con cui hai portato avanti le tue idee e i tuoi valori, insieme all'amore per la famiglia, per il territorio e per la collettività. Sapevi essere tenero e ruvido, combattivo e conciliante, ma non eri mai assertivo. Preferivi convincere con l'eleganza dei tuoi ragionamenti anziché imporre le tue idee, e questo ti ha reso unico, speciale. Queste idee e questi valori non devono, non possono essere persi, ed è per questo che ti prometto che mi impegnerò per mantenerli accesi in me e in chi avrà la capacità di accoglierli, sperando di avere anche solo un decimo della tua forza e del tuo coraggio. Sei il migliore esempio che un nipote possa desiderare e so che continuerai a esserlo, vivo nei nostri cuori. Buon viaggio, nonno. Ciao nonno, io sono venuto qua con un discorso preparato ma non sento in realtà di dire quello che ho scritto. Io voglio salutare te ma voglio anche parlare ai miei cugini e voglio ricordare le tue parole che più mi sono rimaste. Pur non essendo mai stato un uomo di grandi parole, almeno con me, mi disse un giorno che noi cugini vedeva una scintilla, una genialità e qualcosa che non vedeva nel resto della famiglia. Io vorrei ricordare a tutti noi di non perderlo, di mantenere questa scintilla nel suo nome, nel suo ricordo. Ciao nonno, fai buon viaggio. Nonno, caro amico mio, il profondo dolore che in questo momento provo mi incoraggia a rendere pubblica la nostra promessa. Poco tempo fa mi hai detto: Nicolò, hai un carattere forte ed in alcuni casi spigoloso, ma vedo in te una luce ed un talento raro che non devi assolutamente sprecare. Nonno, adesso è il momento di provare a confermare questa promessa, anche se sei una figura per me impossibile da raggiungere, sarai sempre il mio faro e la mia luce, rispetto alle sfide che la vita mi proporrà. Ti prometto che cercherò di affrontarle avendo come leva i valori che tu mi hai lasciato dentro di me, indelebili. Grazie. C'è qualche altro nipote, parente? No.
ricominciano da destra. Adesso ci parlerà il dottor Giuseppe San Giorgi, a lungo collaboratore del Presidente. Ma intanto che bello il coro dei nipoti e del figlio per tutti. Signor Presidente, carissima signora De Mita, familiari, amici, tutti quanti. Poche parole perché poi ci sarà il tempo per una riflessione che così la storia politica importante di De Mita merita. E De Mita ci ha lasciato da sindaco in carica. È l'attore che muore sulla scena. È l'onore più grande che possa avere, soprattutto una persona come lui, che ha dedicato tutta la sua vita alla politica. E ci lascia su questa scena qui, che è la stessa sulla quale da ragazzino iniziò, prima agone politico, poi è stato questo qui. I suoi discorsi erano pieni di aneddoti, di ricordi della sua vita, della sua infanzia. E una volta raccontò che da ragazzino vedeva, assisteva a quei lavori del Consiglio Comunale di Nusco, dove c'erano il partito dei notabili, diciamo così, e quello delle persone più modeste. Allora succedeva che quando si doveva prendere una decisione, parlavano le persone più modeste, poi parlavano i notabili che erano più bravi a parlare e la decisione veniva assunta sempre in quella direzione che volevano i notabili. Allora una volta c'era da discutere un problema che riguardava davvero tutta la comunità. Allora si alzò quella volta lì il rappresentante dei più modesti e disse: questa volta cambiamo, prima votiamo e poi discutiamo. E questa era così un esempio di malizia democratica, che alle volte era necessaria, è stata necessaria. De Mita anche l'ha adoperata nella sua vita. Per De Mita la politica era tutto naturalmente, ma soprattutto la politica e il governo, lui diceva, è l'esercizio di una funzione. Guai se l'esercizio di questa funzione viene trasformato, perché la tentazione c'è, è forte purtroppo, viene trasformato nella gestione di un potere, del proprio potere. Perché questo rovina la nobiltà della politica, che era il punto alto al quale De Mita tendeva sempre. Per De Mita la moralità della politica non era soltanto la moralità dell'attore politico, era l'efficienza della politica, quindi la capacità di realizzare le cose che si diceva di voler fare. Nei miti greci, Presidente, l'antico istitutore di Achille, Fenice, descriveva così l'arte del buon governante o la capacità del buon governante: sa dire parole e portare a termine fatti. Ecco, De Mita sapeva dire le parole, i discorsi di De Mita, l'ho ricordato Giuseppe, sono una cosa fantastica. Io, se permettete, posso ricordare che lo seguivo sempre, allora un po' i colleghi dicevano che cominciavano quando lui iniziava a scrivere e finivano quando io terminavo di trascriverli, perché erano complessi i discorsi dei miei, io riuscivo a rintracciare sempre quel filo conduttore e questo aiutava poi a capire. Questa moralità della politica era la sua concezione della politica, intesa soprattutto, cercò di realizzarla nel rinnovamento del partito, riuscì notevolmente a farlo negli anni Ottanta. E come? Con un'idea di riagganciare la politica democristiana alle sue origini, al suo riferimento religioso, alla ispirazione cristiana. Non bastava, diceva, una politica cattolica, essere più seri, essere più bravi, essere più puntuali. Ci vuole una politica di ispirazione cristiana, che è un'altra cosa, perché è una mediazione, diceva, tra cielo e terra, tra amore divino e giustizia umana, tra il senso del destino ultimo dell'uomo e i problemi quotidiani dell'uomo e delle sue comunità. Ecco, De Mita si è misurato con questo tentativo, come hanno fatto con lui i grandi democristiani. La tradizione importante è stata questa. Dunque, tentare di raggiungere quella sorta di impossibile che è spesso la politica, con un altro impossibile che era tutto specifico dei politici cattolici, la fede in Dio.
quello che trasforma appunto la politica in questa mediazione così alta, così bella, così affascinante. È più difficile, era più complicato, ma era stato esaltante, che ha vissuto con lui certe stagioni della vita politica, qui siamo tanti di noi. Si viveva con un trasporto, con una forza, che era una storia straordinaria. Io, per concludere davvero, credo che sia difficile rappresentare la politica di De Mita con altre parole che non siano quelle di De Mita. Allora, il 2 febbraio scorso, io sono venuto qui, ero con Sandro Tessarin, ero con Manzella, siamo venuti a fare gli auguri per il suo compleanno. È stata l'ultima conversazione politica forse che ha avuto, almeno che ha avuto con noi, io qualche cosa naturalmente cercherò poi di riprodurla, ma quando venimmo io gli portai un piccolo dono, avevo risistemato un antico suo discorso che tenne a Palermo su Sturzo, quindi una combinazione doppia. Voi sapete che lui nei suoi discorsi sceglieva sempre degli interlocutori del pubblico con i quali dialogava in qualche modo, anche quella volta fece così, erano poi interlocutori particolari. Allora, nel dargli il discorso, io gli ho voluto rileggere un breve passo che adesso ripropongo anche a voi, perché io trovo lì dentro davvero la forza, la suggestione, l'intensità, la idealità che aveva De Mita. Lui a un certo punto di quel discorso su Sturzo, lui è stato l'ultimo grande sturziano della Democrazia Cristiana, cioè la sua azione politica era il popolarismo di Sturzo, il tentativo di attuarlo, di rinnovarlo, di praticarlo, il suo chiodo fisso, chiamiamolo così. Allora c'è questo passaggio del discorso che gli lessi il 2 febbraio, rivolgendosi ad alcuni, disse: non c'è il partito dei virtuosi, il popolo di Dio sta in chiesa, quello bravo e quello meno bravo. E io voglio ripetere un'espressione conosciuta, che quando si sceglie da solo si è egoisti e quando si sceglie insieme si fa politica, come diceva Don Milani. E allora dobbiamo evitare che questo rischio venga legato a ragioni di grande nobiltà. E non basta capire da soli. Il problema è che la nostra comprensione diventi il fatto, il sentimento della gente. Noi vinciamo, spieghiamo, dimostriamo che la nostra intuizione è giusta, starei per dire che la nostra missione funziona quando la nostra idea, la nostra motivazione ideale è alta, si trasforma in sentimento delle persone. Sturzo aveva pensato questo con straordinaria lungimiranza. Scriveva queste cose nel 1905, prima di fare il Partito Popolare, e ci dà un insegnamento per l'oggi, per i momenti di difficoltà, e cita il passaggio di Sturzo, è questo: tutti gli eventi umani, quando mostrano che si va indietro, spingono invece l'umanità in avanti nel suo cammino, fatto di dolore, di dolorose esperienze, di prove ardite, di sconfitte angosciose e di impreveduti trionfi. Ora, questo è il seme della buona politica, questo è il seme che De Mita ha coltivato per tutta la sua vita, con l'intelligenza che aveva, la passione che aveva, la forza che aveva, la cultura che aveva, la straordinaria anche capacità di suggestione che aveva. Quando era studente universitario e si metteva a parlare nella stanza, i colleghi, i suoi amici bianchi, gli dicevano: adesso De Mita vola, perché insomma trascinava tutti in un livello, in un gioco mentale meraviglioso di fantasia e di speranza politica. Le speranze vanno tradotte in diritti, questo era forse uno slogan riassuntivo, della sua politica e del seme buono che lui ha coltivato e che lascia a tutti noi come testimonianza per chi voglia continuare su questa strada. E quindi, insomma, in questo senso, grazie al Presidente De Mita, e nella logica della migliore e più bella tradizione sturziana, grazie signor Sindaco. Se non mi sbaglio, in ultimo parlerà un carabiniere, Paolo Buratta, che è appartenuto alla scorta del Presidente.
caro Presidente, quanti anni abbiamo trascorso insieme da quando iniziammo con lei nel 1982 fino ad oggi? Perché Sandro, Carmine, Ilario ed io non abbiamo mai smesso nel nostro cuore di essere i carabinieri della sua scorta. Siamo qui oggi ad accompagnarla in questo ultimo giorno. Penso di poter dire che noi siamo i testimoni della sua umanità e della sua normalità. Quando nel 1994 terminò il nostro servizio, lei ci ringraziò con un articolo su un importante giornale. Noi abbiamo conservato quell'articolo del giornale. La lezione di amicizia e di stile di quella sua gratitudine, anche noi oggi qui con lei le diciamo grazie. Buon viaggio, Presidente.
Emma. Grazie.